Prefetto Tirone, l'operazione che ha smantellato il nuovo clan del Partenio premia l'impegno delle forze dell'ordine, l'attenzione di procura di Dia sul nostro territorio. Anche lei come prefetto ha tenuto più di un comitato per l'ordine pubblico a Palazzo di Governo sull'emergenza sicurezza in città. Non posso che rinnovare, già l'ho fatta a voce ovviamente ieri al comandante provinciale dei Carabinieri, la grande soddisfazione per un'operazione condotta dalla direzione distrettuale, un'operazione di polizia giudiziaria, quindi la cabina di regia della direzione distrettuale di Napoli. È ovvio che per quello che attiene l'attività di prevenzione, l'evoluzione di certi fenomeni sono all'attenzione costante anche per la parte che attiene all'autorità di pubblica sicurezza provinciale che si occupa di prevenzione e non di repressione. Ovvio ci sono punti di contatto, infatti abbiamo anche avuto a volte comitati integrati con la presenza dell'autorità giudiziaria per consentire di orientare l'attività di prevenzione, che poi non è solo la prevenzione visibile sul territorio, noi abbiamo molto implementato l'attività di controllo antimafia in una provincia nella quale interdittive dal codice antimafia fino al 2017 non mi risultano essere state assunte, adesso stiamo adottando, emanando interdittive e ovviamente questa attività si incrementerà perché è stato necessario proprio rimpostare il sistema dell'attività di controllo. Quindi assicuro che siamo tutti sul pezzo. È stata una grande operazione di polizia giudiziaria, a conferma di quello che ho detto qualche giorno fa alla festa di San Michele: facciamo lavorare la polizia giudiziaria, le forze di polizia straordinariamente coordinate e dirette dall'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda l'ipotesi di scambio di voto elettorale mafioso, è comunque una pista particolarmente inquietante questa. Certo che è molto inquietante, però io gli atti non li conosco, ma è estremamente inquietante. Grazie. Grazie.